La sorpresa in gara l'ha proseguita dopo le prove la Toleman intanto. E con il gruppo dei primi, Warwick si è ritirato al 15° giro, mentre avete visto Rosberg che è riuscito a passare Tambay. Dicevo, la Toleman ha fatto il giro più veloce, ma insomma, questo lascia un po' perplessi. Ecco intanto che al 15° giro si ritira e si fermerà ai box. Al 21° giro Arnoux perde una ruota, portavozzo compreso, in frenata alla tarza. Vola via dritto, eccolo, impastandosi in questo mondo. Solo contusioni alle gambe, di cui René si lamenta anche ai box. Poco dopo, 12 giri, si ferma anche Prost. Le due Renault sono KO e guardano con invidia il turbo Ferrari che gira e quello BMW che lo insegue secondo. Ecco infatti, qui Prost che si ferma ai box. Le Alfa sono fuori gara, De Cesari si ritira e Giacomelli zoppica fino all'11° posizione a 2 giri da Pironini. Eccolo De Cesaris in una sosta in box. La gara continua col dominio Ferrari. Pironi tiene Piquet a 20 secondi. Rosberg prende 4 punti col terzo posto dietro la Brabham di un secondo. Poi Lauda, Daly, è incredibile ma vero, mentre si ferma De Angelis. Mauro Baldi, incredibile ma vero, che soffia un punto mondiale ad Arboretto proprio all'ultimo giro.